Nel pittoresco borgo di Pacentro, incastonato nel cuore verde dell'Abruzzo, si è tenuto un evento che ha unito l'arte della musica alla consapevolezza ambientale. L'evento, denominato Armonia, è stato organizzato dall'associazione Il Guardiano della Natura con il patrocinio del comune di Pacentro. Nonostante una pioggia improvvisa, la chiesa dell'Immacolata Concezione ha accolto un pubblico eterogeneo desideroso di assistere a una performance unica dove la musica classica si è intrecciata con il canto e la poesia, creando un'atmosfera incantevole. L'iniziativa ha posto l'accento sulla sensibilizzazione alla conservazione della natura, promuovendo la biodiversità e il patrimonio culturale attraverso l'arte. Pacentro, riconosciuto come uno dei borghi più belli d'Italia, ha offerto lo sfondo ideale per questo incontro, mirando ad educare il pubblico di tutte le età sull'importanza dell'ambiente. Il programma ha incluso l'esecuzione di brani musicali celebri, letture poetiche e momenti educativi arricchiti dalla proiezione di immagini e video che hanno evidenziato la bellezza degli elementi naturali. Questo ha permesso di creare un legame emotivo con i temi trattati, stimolando l'interesse e la riflessione. L'evento ha anche celebrato le origini della musica riconducibile ai suoni della natura, come il fruscio del vento o il canto degli uccelli, sottolineando come la musica sia evoluta, influenzando e venendo influenzata dalla cultura, dalla società e dalla tecnologia. Il trio Melody Ensemble, composto da Melina Di Cesare al pianoforte, Diana Di Roio soprano e Grazia Di Roio voce narrante, ha regalato al pubblico momenti di pura emozione con le loro esibizioni eccezionali, dimostrando un profondo rispetto per l'ambiente. Per mantenere questo patrimonio per le prossime generazioni, bisogna interrompere i processi di degrado e alimentare attività di risanamento e recupero dello spazio aperto e delle aree verdi, valorizzando e recuperando le connessioni con i grandi corridoi ambientali. Bellata, riccioluta di spume, carica di case attonite, di bianchi ponti, nel gonfio lume di luna. Dall'erma pergola, i fiati della notte, i baci, il vino, le liete parole. Se un giorno di cui lontano errerò, stella bianca che tratti arde e ti spegni laggiù, s'altra in questo impensabile universo, avrò stanza, sovente mi piacerà evocarti, bel pianeta terrestre, adornato di dolci fiumi, di morbide erbe e notti ravvolto, stillante amore. L'evento ha ricevuto elogi anche dalle autorità locali, come il dottor Antonio De Capite Mancini e il dottor Venanzio D'Alessandro, che hanno espresso gratitudine verso i partecipanti e auspicato una collaborazione sempre più forte per la tutela dell'ambiente. In conclusione, Armonia ha dimostrato che la musica non è soltanto un'arte, ma anche un potente veicolo per diffondere valori positivi e promuovere la sensibilità ambientale, collegando il passato al presente e al futuro in un ciclo continuo di consapevolezza e bellezza. Lo scopo principale di questa iniziativa, che non poteva avere il suo debutto se non a Pacentro, oltre al piacevole intrattenimento, è avvicinare il pubblico di ogni età ad una maggiore sensibilità verso le tematiche ambientali, attraverso l'emozione del canto, suoni ed immagini che possono essere di stimolo per indurre a più consapevoli riflessioni. In questa direzione, durante l'anno scolastico appena concluso, abbiamo dato avvio ad un ciclo di seminari a tema legalità e ambiente, che si colloca in un nuovo pensare ecologico, con un ripensato approccio diffuso, integrale, ma non ideologico, che non può prescindere dall'educare alla legalità nei confronti dell'ambiente, mantenendo come faro illuminante la nostra Carta Costituzionale che con la modifica degli articoli 9 e 41 ha riconosciuto un espresso rilievo alla tutela dell'ambiente.